Siamo con Patrizio Lapenna, direttore della provincia di Chieti della Confesercenti. Questa sera è un importante convegno per quanto riguarda il futuro del commercio a San Salvo. Quanto sono fondamentali le iniziative come questa, secondo lei, in ottica futura? Noi pensiamo che un confronto con gli operatori sia utile proprio per capire meglio quali sono le problematiche, i problemi che tutti gli imprenditori hanno. Ovviamente San Salvo è una realtà molto importante della nostra provincia e vorremmo lanciare questa sera alcune idee importanti, alcune idee guida di sviluppo del commercio di questa città, ovviamente a partire dal centro storico con tutte le problematiche che ha, a partire da un rilancio anche del segmento dell'ambulantato con lo sviluppo dei mercati ma in una ottica di forte specializzazione, ma anche pensare allo sviluppo dell'area commerciale di San Salvo, soprattutto a livello della marina, dove esistono realtà molto interessanti per sviluppare anche esercizi commerciali di una certa importanza. Credo che sia alcune linee di direttrici sarà oggetto di discussione questa sera. Quali saranno le altre tematiche che caratterizzeranno la serata di questa sera? E alla fine di questo incontro ci sarà il confronto importante con i commercianti? Ma sicuramente ci aspettiamo delle proposte, come dicevo prima, e soprattutto dei suggerimenti. La realtà che stiamo vivendo dal punto di vista commerciale è conosciuta da tutti, è una realtà molto difficile. Stiamo in un contesto di crisi del paese, purtroppo, il cui esito comunque la fine non ancora si vede. In questo sistema economico che fa fatica ad andare avanti, è chiaro che dobbiamo reagire con investimenti. Occorre che l'imprenditore purtroppo attenga anche dalle risorse proprie, ma soprattutto con strumenti di finanziamento per poter fare politiche di innovazione e di sviluppo imprenditoriale dell'azienda. Oggi l'unica strada è quella dell'innovazione e del sviluppo dell'azienda. Non bisogna chiuderci dentro, perché veramente altrimenti rischiamo